zona rossa inevitabile per la Campania. A partire da lunedì la possibile decisione della cabina di regia del governo che analizzerà i dati sull'andamento del contagio da Covid. Alle telecamere di TV City sono intervenuti i cittadini di Torre del Greco, che seppur tra sconforto e desolazione si dicono favorevoli in parte alla zona rossa. Campania vicino alla zona rossa, cosa ne pensa? E penso che come siamo arrivati, anzi mi aspettavo che il provvedimento venisse preso anche prima, perché siamo troppi, ce ne sono troppi, almeno quello che dicono i giornali, i numeri che sono ufficialmente ne sono troppi. Io mi sarei aspettato che almeno il presidente della regione avrebbe già iniziato con almeno le zone rosse. Perché? Perché questo è uno stato che, indipendentemente che ci sono delle persone che si sanno comportare benissimo, mantengono la distanza, mantengono la mascherina, ma purtroppo in alcune zone ci stanno gente che proprio è inutile dirglielo, perché non ne vogliono proprio sentire parlare, e questo è un danno per tutti quanti. L'unica nostra speranza, come tutti quanti, sono il discorso dei vaccini. Qua abbiamo parlato da 80 anni in poi e sono d'accordo. A me dispiace, perché ci sono degli ammalati che non hanno 80 anni, malati con delle particolari come gli oncologici, i cardiopatici, che secondo me dovrebbero essere alla pari degli ottantenni. Siamo su conseguenze di sbagli che sono stati fatti in precedenza, i mancati controlli e tutto quello che il ritardo sui vaccini, che non prosegue con la velocità che dovrebbe essere. E fin quando non risolviamo il problema dei vaccini, saremo sempre punto a capo. Chiudiamo, riapriamo. Quindi sono diversi i fattori, secondo lei, che hanno portato a questo? Una mancanza di controlli, un rallentamento dal punto di vista dei vaccini? Principalmente sì, questo qua è il problema principale. Che si è capito ormai che se non si va avanti con i vaccini non risolviamo mai il problema. Se una soluzione di una settimana, potendo stare in casa tutti quanti, risolviamo sì, altrimenti siamo proprio allo sfacelo totale. Non saprei dare un consiglio onesto, perché non vedo nessuna soluzione, né se siamo aperti né se siamo chiusi, sinceramente. È il mio pensiero, umile. Cosa ha portato, secondo lei, a questa decisione? Il non rispettare le regole, innanzitutto, perché nella zona più o meno dove abito, i ragazzi la sera, i ragazzi ma anche gli adulti, sono sempre senza mascherina. Non so se questa è la cosa che ci può salvare, ma comunque non ce l'hanno la mascherina, non si rispettano le regole. E poi siamo stati male seguiti in tutto, ma nel nostro comune, ma a maggior ragione, non solo per quanto riguarda la politica e i capoccioni, proprio nel nostro paese non siamo serviti bene, ecco. Inoltre, secondo lei, il rallentamento della campagna vaccinale può rappresentare un pericolo per noi cittadini? Certamente sì. Il proseguo della campagna vaccinale e l'arrivo del decreto sostegno sono fondamentali per noi. Bisogna proseguire su questa strada, bisogna accelerare. Assolutamente sì, io sono uno di quelli che ho qualche problema, per cui sono una persona a rischio e spero che arrivino presto, proprio perché penso che sia l'unica soluzione al momento. È meglio chiudere tutto per migliorare questa situazione, perché prima o poi ne dobbiamo uscire. Meglio chiudere un po' tutto con maggiori controlli, perché non se ne può più. Penso che sia appunto inevitabile, perché veramente il tasso è abbastanza elevato, sta colpendo anche comunque, ho letto i dati del sindaco e sta colpendo anche i ragazzi, quindi dobbiamo stare attenti, e credo che sia l'unica soluzione sia quella di, purtroppo inevitabile, di entrare in zona rossa, magari cercando di contenere i contagi. Quali sono, secondo lei, i fattori che hanno portato a questa decisione? Ma penso principalmente l'indisciplina e il mancato senso civico, perché attualmente siamo in zona arancione e c'è ancora comunque troppa indifferenza verso le norme più elementari come il distanziamento e la mascherina, che dovrebbe essere ormai una legge base, e invece ancora vedo che c'è molta indifferenza da parte del cittadino, molta superficialità. Quindi lei fa appello al senso di civiltà dei cittadini? Assolutamente sì, perché sono chiare e semplici regole, e quindi non capisco perché non debbano essere rispettate, è per la nostra salute.